Mario Conte batte Antonio Cuomo al ballottaggio e diventa il nuovo sindaco di Eboli. 8.754 le preferenze ottenute dal neo sindaco, pari al 58,18%. Fermo al 41,82% Antonio Cuomo, al quale non è riuscita l'impresa di ribaltare il risultato del primo turno. Non è bastato una serie di poteri messi in campo, una serie di azioni anche di pressione sui miei candidati e anche su chi poi è stato eletto, e quindi abbiamo fatto in modo che questo risultato andasse fino in fondo per il bene della città. Oggi è una bella giornata per Eboli. In particolar modo credo che bisogna fare un intervento importantissimo primario giù nella fascia costiera di Campolongo. Lì c'è un problema addirittura di ordine pubblico in questo momento e va immediatamente eliminato, bisogna intervenire immediatamente. Questo vale anche per il centro cittadino. Io ho fatto una promessa alla signora Natalino, faremo il primo consiglio comunale o quantomeno una conferenza di capigruppo nelle palazzine sociali del borgo per affrontare quel problema che è molto importante anche per il centro cittadino. Sindaco, la prima cosa che farà appena insediato in comune? Metteremo in campo la riorganizzazione della macchina comunale, metteremo in campo le misure di sicurezza per questa città, bisogna ripristinare l'ordine e la legalità in tanti settori di questa città, in particolar modo per quanto riguarda anche la circolazione stradale, anche per quanto riguarda la raccolta differenziata, anche per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini in generale. Gli altri interventi, l'ho detto prima, bisogna fare in modo che si possa, come dire, immediatamente mettere in moto l'ufficio di progettazione di questo comune, l'ufficio urbanistico per soddisfare una serie di pratiche, quelle per quanto riguarda il 110%, che sono bloccate in questo momento. È una priorità assoluta.